È perché vorrei rientrare all'ospedale pubblico. È una bella differenza. Più che altro da di più sicurezza anche sul lavoro. Sperando di ottenere magari maggiori benefit o comunque sia una stabilità, vediamo un attimo. C'è chi sogna il posto fisso e chi invece vorrebbe avvicinarsi alla famiglia o magari allargarla. Per avvicinarci a casa. Sì. Per fare figli. Esatto, perché abbiamo un bimbo e diventa molto difficile la gestione da soli, quindi questo fondamentalmente. Arrivano da tutta Italia ad Arezzo per il concorso per infermieri. Utilizzeremo i tablet, quindi in poco tempo ci saranno delle domande, poi automaticamente il tablet blocca la possibilità di rispondere e dovremo chiudere per i primi di luglio. 4.746 candidati arrivati all'Arezzo Fiere Congressi per prendere parte al concorso bandito da ESSAR per un posto a tempo indeterminato nell'ASLA Toscana Centro. Io sono laureato da 3 anni, ho tentato vari concorsi, anche preparandomi, però è abbastanza difficile più che per i test ma per il numero di persone che concorrono. Oltre all'unico posto a tempo indeterminato, da questa procedura concorsuale si formeranno anche le graduatorie temporanee per assunzioni a tempo determinato. Vanno a comporre diverse graduatorie, quest'anno abbiamo previsto ogni azienda avrà la sua graduatoria, questo anche per diciamo convogliare la domanda e l'offerta, e presumo che verranno, come dire, consumate tutte perché c'è un grande fabbisogno di personale. Chiaramente in questo momento è veramente necessario, grazie alla carenza di personale, assumere nuovi infermieri, anche perché il turnover non viene sostituito nelle varie aziende e viene sostituito eventualmente da contratti a tempo determinato o interinale che non danno continuità al sistema sanitario e pertanto non danno quella sicurezza poi di assistenza per le cure.